Niente pappa, Lupo Lucio. Scusami, amico, se non ti ho salutato subito. Però... Speriamo che non combini guai. Sì, hai capito bene. È la solita fame da lupo. Anzi, di più. Perché ultimamente sta mangiando molto meno, in quanto principessa Odessa ha proibito la caccia in tutto il Fantabosco. E ha fatto anche bene. Certo, perché... Bisogna lasciare in pace le cucciolate e le nidiate, dai cinghiali ai passerotti. Ricomincia! Del resto ha fame. Tu pensa che poco fa si è addirittura intrufolato nelle cucine reali. E secondo te, cuoco Basilio, è rimasto contento di tutto questo? Ovviamente no! Pensa che il cuoco lo stava trascinando da principessa Odessa per farlo punire. Magari una punizione non gli avrebbe fatto male a quel lupastro. Ha messo sotto sopra tutta la dispensa. Poi per fortuna sono arrivato io e ho calmato cuoco Basilio. Io adesso devo trovare un modo per dare una mano al lupo Lucio. Ma mamma lupa! Dico, guarda come sono ridotta, a mangiare sedani, carote, cipolle e questi semini di zucca! Ci ho già provato una volta a diventare vegetariano ed è andata malissimo, Passerottino! Passerottino! Oh, vieni qua! Vieni dallo zio Lupo Lucio! Passerottino, guarda che cosa c'ho qua! Sì, sono dei bei semini, e tutti per te, vieni, su. Oh, e dove sei? Fatti vedere, Sei cicciottello o mingherlino, Non darai la caccia ai passerotti, vero? È proibito! Ma dico, Baglia Bea, guarda che cosa hai combinato, Erano gli unici semini che ero riuscito a scucire a quel tirchio di cuoco Basilio, e adesso cosa mangio? Non mentire, Lupo Lucio. Tu volevi papparti un passerotto. Guarda che adesso sono i passerotti che si stanno pappando i miei semini. E io, povero Lupo Lucio, morirò di fame! Sì! E ci do... Ah, cosa c'è qua di buono, Tieni giù le zampe! Questa è la spesa che cuoco Basilio ha ordinato allo gnomo macellaio e io gliela sto portando. Principessa Odessa, questa sera ha ospiti illustri e vuole offrire una cena coi fiocchi. Ma perché gli ospiti illustri non porti i fiocchi? E a me? Un bel arrostino, Niente pappa per i lupi. Punto e basta. Mamma lupa! È il mio giorno fortunato, sì! Questo è mio! Vuoi la guerra? E guerra sia! Sì. Non posso cacciare! Non posso mangiare gli arrosti! Ma io sono o non sono un fiero, feroce e anche affamato lupo di fiaba? Sì! E allora sai cosa faccio? Io mangerò la prima cosa che incontro nel Fantabosco! La baglia! La baglia? Baglia? Aspettami che arrivo! Per tutti i gioielli della corona, questo programma è pignosissimo! Del resto... Che cosa potevo aspettarmi da Guidobaldo Sbadiglio? Lo so che cosa pensano i miei antenati. Principessa Odessa, se non sei contenta dei tuoi collaboratori, provvedi tu stessa. No, ma è una giornata così bella. E io ho preferito fare una bella passeggiata all'aperto. Sì, però adesso mi aspetta una serata pignosissima, piena di principi e principesse. Uffa pigna. Tutti un po' vecchiotti, tra l'altro.
dove si mangerà e si sorriderà. Si mangerà e si sorriderà. Ci vorrebbe un'idea divertente. Già, ma cosa? Ah, santa minestrina, Lupo Lucio, ti ho detto che ho fretta. Voglia Bea, ma non mi distrarre, sto cucinando. E poi senti, principessa Odessa, ha proibito di cacciare le baglie? No! Beh, effettivamente la mia cocchina non ci ha pensato. E poi, non devo nemmeno aspettare che tu ingrassi. Sei perfetta! Pensi di cucinare un buon piatto con me? Ma sì, guarda, pensavo, ecco, una carota, sì, un sedano. Beh, un pizzico di sale e pepe ce lo metti, eh? Vabbè, ma baglia, ma sei incontentabile! Ma dammi almeno la soddisfazione di essere cucinata come si deve, eh? Vieni qui. Io, nel brodo, ci metto una bella cipolla. Per insaporirlo! Ce l'ho! Ma no, ma no, 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 Lupo Lucio, stai sbagliando tutto, lasciatelo dire. Per prima cosa nel brodo ci vanno i sapori e poi un pizzico di sale e pepe, no? Ce l'hai un po' di sale e pepe, no? Non ce l'hai? Oh, santa polenta, ma allora devo pensare proprio a tutto io, per fortuna che ne ho un po' in tasca. E tieni giù le zampacce, so io quanto ne basta. Dai su, toglimi questa corda che così prendo un po' di sale e pepe e ce lo metto, su. Allora vediamo. Abbiamo detto un po' di sedano, una carota, una bella cipolla. Ah, bisogna dare una bella legatina per tenere tutto insieme, unito. Ecco qua. Per bene. Ah, beh, sì, certo. Un bel po' di sale. Ecco fatto. Un bel po' di pepe. E voilà! Io nella pentola ci metterei più acqua. Passo! Amico, sai, ho cercato Lupo Lucio, ma ha smesso di ululare e non sono riuscito a trovarlo. Ma sono sicuro che tra poco arriverà qui al chiosco. Intanto sto preparando un gioco arcifolletto. Ti faccio vedere come si costruisce. Vedi, ho preso un vassoio come quelli della pasticceria e sopra ho attaccato due tovaglioli di carta. Adesso dobbiamo girare il vassoio. Prendiamo un pezzetto di elastico e lo fissiamo con due pezzetti di nastro adesivo. E qui, dentro l'elastico, metteremo la nostra mano. Adesso dobbiamo girare un'altra volta il vassoio e dobbiamo attaccare un bicchiere di carta. Ma prima di attaccarlo dobbiamo fare il manico, quindi con una striscia di cartoncino prendo il biadesivo e preparo il manico. Ecco fatto. Ora dobbiamo attaccare il bicchiere sul vassoio. Quindi prendiamo sempre il biadesivo, lo mettiamo sotto al bicchiere e adesso lo fermiamo sul vassoio. Così. Ora, se noi mettiamo la mano sotto l'elastico, possiamo girare il vassoio e la tazza non cade. Ora, dentro questa tazza, sai che cosa ci metterò? Metterò tantissimi coriandoli. E adesso, quando dovrò servire ad un tavolo, non so, anche soltanto un tè, io arriverò lì con questo vassoio,
farò finta di servire e... Milo! Santa polenta! Credevo stessi per rovesciarmi addosso chissà quale bibito. Scommetto che questo è uno scherzo che hai preparato per divertire gli gnometti. Esatto. Che dici? Gli piacerà? Ah, ma sicuramente. È un'idea molto carina. Oh, e adesso che cosa succede? Il rumore viene dalla cantina. Milo! Amico mio! Sì, ecco, stavo... mettendo in ordine nella tua cantina e... Allora... sì, di piuttosto che volevi fare piazza pulita. Oh, insomma, Lupo Lucio. Prima hai cercato di mettermi in pentola. Poi ti trovo nella cantina di Milo a rubare. Racconterò tutto a Principessa Odessa. E subito... Lupo Lucio, ma che cos'è questa storia della balia in pentola? Ma riesci sempre a metterti nei guai. Oh no! Ah no! Ah no! Ah no! È il Fantabosco che mi mette nei guai, Scusa, cacciare si può cacciare? Pescare si può pescare? Sono andato a rovistare tra gli avanzi, che cosa ho trovato? Carote, sedani, cipolle... Cuoco Basilio! Cuoco Basilio, mi può vedere? Nemmeno con il pannocchiale! Mi invitano ai banchetti? Mi fanno fare il cameriere assaggiatore? E adesso Bagliabea! Bagliabea che va a parlare a Principessa Odessa! E allora ci vado a parlare anch'io! Sono un suddito del Fantabosco, sì o no? E allora ho tutto il diritto di andare a parlare con Principessa Odessa, sì, per dimostrarle che... le ragioni della mia pancia vuota, ecco! Sì. Accipignoletta, cioè, il Lupo Lucio era veramente arrabbiato stavolta. Però non riesco a dargli torto. Sai una cosa? Stavolta gli preparerò un bel panino con il salame. I cerimonieri di corte sono stati così insistenti. Vogliono che scelga io stessa il servizio da tavola adatto. Ma io non so scegliere. Bagliabea, secondo te è meglio questa forchetta dorata con la ghianda oppure con la pigna? A dire la verità, cocchina mia, io credo che non faccia nessuna differenza. L'importante è quello che metti nel piatto dei tuoi ospiti. Sono un suddito di Principessa Odessa! Devo parlarle! Ne ho il diritto! Lupo Lucio? L'assaggiatore di balie? Prego, fatelo entrare! Ho fame! Lupo Lucio? So tutto! So che volevi cucinare in una pentola Bagliabea. Che cosa poteva fare un povero lupo di fiaba, eh? Oh, ma è ovvio, no? Buttare in pentola il primo fiabesco che passa di lì. Lupo Lucio, combina ancora una cosa del genere e ti farò accompagnare direttamente i confini di fiaba. Quello che hai fatto è imperdonabile. Meriteresti l'esilio? Imperdonabile! Imperdonabile lasciar morire di fame un povero lupo di fiaba! E cacciare non si può cacciare! E rubare non si può rubare! Almeno fatemi lavorare, no? E cosa potrei farti fare, Lupo Lucio? Che cosa ne dici di cameriere assaggiatore, eh? Ah, sì! Magari così addenteresti qualche ospite, eh? Vabbè, in mancanza di arrosti, sì, ecco. No, Lupo Lucio. Gli arrosti sono soltanto per i principi e per le principesse. E i camerieri assaggiatori hanno il compito di controllare che i cibi non siano resi immangiabili da qualche filtro di strega.
Comunque, non posso farti servire a tavola. Non ne saresti capace? Questo è tutto da vedere! Principessa, prego si accomodi! Devo... Ma prego! Molto molto divertente, Lupoluccio. Senti, però, sai, questo tipo, ecco, di cose non vanno tanto bene, sai, ai banchetti reali. Ecco, come dire, non sono consoni. Per cui adesso io direi che tu puoi, come dire, andare. Quella è la porta, Lupoluccio. Sì, quella è la porta. Lupoluccio è incorreggibile, sì, però... è stato molto divertente, Baliabea. Però adesso... bisogna pensare alla serata di questa sera. Bisognerebbe trovare qualche cosa che la renda più divertente. Ma cosa? E se fosse Lupoluccio? Amico, sto finendo di decorare il vassoio. Oh! Acci Pignoletta, ma perché l'istrice portacolori si deve sempre lamentare? Sì. Niente carne, niente caccia, niente di niente. Ecco un altro che si lamenta sempre. Lupoluccio, che cosa è successo? Milo, guardami, che cosa vedi? Lupoluccio. Sbagliato. Io sono l'ultimo esemplare di un fiero lupo di fiaba e sto per estinguermi, sì, per svenire, per spegnermi come una fiammella di una candela. Lupoluccio, un bicchiere di tiramisù potrebbe farti tornare su di morale? Sì, ma per pochi pignuti. Ecco, io sto per estinguermi e tu cosa fai? Ti metti a giocare, eh? Ah, lo sai che ho chiesto a Principessa Odessa di lavorare, di fare il cameriere? Chiaramente assaggiatore, sì. E Principessa Odessa che cosa ti ha risposto? Sì, che se la faccio arrabbiare ancora una volta, mi mandi in esilio! E un panino con il salame, Lupoluccio? Panino col salame? E dov'è? Dov'è? L'ho preparato prima per te, è sì. In cantina, lo vado a prendere. Bene, finalmente si mangia! Nai nan dire nan nana, riattattire da taga! Lupoluccio? Lupoluccio, ma che cosa ci fai qui sotto? Sì. Temo che abbia paura di me. Mi ha appena fatto uno scherzo. Milo, diglielo tu che non volevo fare nessuno scherzo! Questo mi manda in esilio! Principessa Odessa vuole mandarti al castello. Ah, sì, per mettermi in catene, lo so. Oh, Lupoluccio, smettila di lamentarti e ascolta cosa ho da dirti. Oggi hai cercato di cuocere a fuoco lento la mia balia. Questo è gravissimo, però... Mi hai perdonato? No, ti assumo, ma soltanto per un giorno. Ti nomino comico di corte per una sola sera. Farai divertire i miei ospiti. Mamma lupa, che cosa devo fare? Beh, dovrai servire come hai fatto nel mio studio, in modo così buffo. Oppure potrei fare degli scherzi con quel vassoio. Oh, e che cosa ci guadagno? Ma Santa Polenta, hai anche il coraggio di chiedere un compenso? No, Baliabea, Lupoluccio ha ragione. Dunque, sì, avrai diritto a una cena con i miei camerieri. Oh, tacchinelle! Gallinelle! Anatre all'agrodolce! Oh. Dovrai indossare una livrea da cameriere. Oh, giusto, Baliabea! Lo portiamo subito dai sarti reali e lo facciamo vestire proprio per bene. Vestire? Ah, no, non se ne parla! Io sono un fiero feroce lupo di fiaba e non mi vesto! Ma senza livrea di gala, i lupi di fiaba non possono mangiare alla mensa dei camerieri. Ma lo sai che mi ha convinto? Ecco, principessa... Sì. E com'è questa livrea? Dunque, Lupoluccio,
Hai visto? Anche oggi non ci siamo annoiati, vero? Beh, Lupo Lucio combina sempre guai. Però è anche vero che trovare da mangiare è sempre più difficile per lui. Ah, Cipignoletta, hai visto? Ha dimenticato il panino con il salame. Questo è mio! Secondo me la conclusione perfetta per una giornata come questa è la filastrocca della fame dal lupo. Fame, fame, sempre fame. Fame più grande di un grande reame. Stomaco vuoto, più buio e più cieco che quando ululo si sente l'eco. Stomaco vuoto, più buio e più cupo, fame da sempre, fame da lupo! Beh, amico, adesso voglio andare alla reggia perché sono curioso di vedere come farà Lupo Lucio per far ridere gli ospiti di Principessa Odessa. Beh, tu torna a trovarmi perché io sono sempre qui al Fantabosco. Ciao, a presto!